cari ragazzi, ciao da S e da M. Strano, siamo in due a fare questa rubrica perché siamo alla terza puntata, terzo episodio. Terzo episodio doveva essere conosciuto da T perché volevamo seguire questa, diciamo, tempistica, questa regola. Io, lui, T, I, S, M, T, ovviamente, giustamente. Però oggi T è malato, quindi ci siamo dovuti adeguare e anticipare la puntata numero 4 alla 3. Alla 3. E quindi, già che abbiamo anticipato la 4 alla 3, anticipiamo che la 3, che sarà, speriamo, la 4, sarà un episodio dedicato alla meccanica. Esattamente. Alla meccanica. Esattamente. Okay? Allora, cari ragazzi, questo episodio parlerà soprattutto della posizione corretta di tiro. Non delle mani, quindi il classico tiro così. Non l'impugnatura. Perfetta, ma l'impugnatura comoda. Impugnatura che sia tipo di militare, ma utilizzata anche ovviamente tutti i soft gun, perché è la più comoda e la più conveniente, ovviamente. Soprattutto con 60 in mano. Esattamente. Noi abbiamo qua oggi la valletta personale, che oggi Michele a quanto pare è bravo come valletta, e farà le stesse cose che faccio io con l'85, che comunque non è un fucile standard, le farà con l'M60. Sempre se non muoio prima. Ovviamente, quello c'è sempre da capirlo. Quindi, cari ragazzi, cominciamo dal piedi. Io ovviamente, essendo destrorso, parlo per quanto riguarda i destrorsi. Ovviamente, per quanto riguarda l'essere mancino, basta invertire le cose. Le cose sono speculari, quindi per cui... Veramente? Esattamente. Porca. Allora, i piedi, gamba sinistra avanti, se io sparo col destro. Si deve fare cose bene, si fanno cose bene. Quindi per cui, gambe, i piedi leggermente a 45 gradi, per supportare l'eventuale rinculo dell'arma, ma soft air ovviamente non c'è sta. Quindi per cui tenete i piedi come volete nel soft air. Le gambe, le ginocchia in particolare, sono leggermente flesse, leggermente piegate per supportare il... Esattamente. Facciamo un po' di squat, ragazzi, perché il sedere serve anche a quello. Un po' di squat. Poi abbiamo il busto. Non è perfettamente frontale rispetto al nemico, ma è leggermente spostato, giusto? Per facilitare un'impugnatura comoda dell'arma, perché ricordo, l'impugnatura sia della pistola che del fucile deve risultare comoda, e comoda deve essere sempre. Quindi per cui, calcio del fucile come sempre attaccato alla spalla, come sempre, non fate i talebani come giustamente ha detto l'ulinato fucile. Mano, in questo caso è davanti al caricatore, ma chi se ne frega, che impugna il grilletto, la mano sinistra va ad appoggiarsi sotto l'arma, ok? Qui abbiamo due differenze particolari. La prima differenza sta nella mano di appoggio posteriore, che è quella principale, ok? Nel soft air si tiene, anzi, nella parte militare, con le armi vere, si tiene a tenere leggermente aperta per supportare un meglio il rinculo. Faccio vedere, bravo. Nel soft air, per... Beh, come nella parte militare del resto, quando si parla di esporre al minimo il corpo, si tiene a tenere il braccio stretto vicino al corpo, perché soprattutto nell'urbano, quando devi girare un angolo e giri così un angolo, ne ho visti tanti girare un angolo così, il nemico vede, capisce che tu stai uscendo perché vedi il braccio fuori, che non è una cosa ovvia, perché io ne ho visti tanti, ma veramente tanti, fare così. Quindi braccio attaccato al corpo, così non esponi nulla prima del fucile. Bisogna essere più piccoli, più sottili possibili. Più sottili possibile, esattamente. Lo stesso vale per l'altra mano. Nella parte militare è molto larga, però, per ovvie ragioni. Nel soft air tende a stringersi, tutto quando giri gli angoli. Ovviamente c'è il cambio spalla, che è meglio. Però vabbè, quello sarà un altro episodio, come si fa il corretto cambio spalla. Cari ragazzi, semplicemente è tutto questo. Dal reparto in piedi è questo. Seduto, e facciamolo vedere prima bene in piedi, dai. Hop, le gambe, piedi 45 gradi paralleli, gambe leggermente piegate, toc. Militare, soft air in urbano. Io con questa mano non posso perché c'è un caricatore. Aspetta che ce l'ho fatta. Poi tecnicamente ci avrebbe anche da in piedi il tiro con la carabina di precisione, è completamente laterale all'obiettivo. Si piega il bacino in questa maniera qua, non sto scherzando, si fa retroversione del bacino, ma in particolare si appoggia il braccio qua, tuff, perché il fucile così rimane molto molto stabile, perché ti appoggi con la mano sul bacino,
quindi risultavo. Però ovviamente nel soft air può essere comodo con i velocini della precisione, perché comunque serve. Nel reparto militare non serve molto, perché il rinculo in questa posizione qua potrebbe causare non pochi problemi. Vabbè, passiamo oltre. Passiamo al reparto seduti. In quello sdraiato non ve lo faccio vedere perché nel soft air è praticamente inutile. Camperi, quindi io non voglio neanche pensarci. Ma il reparto seduto è: pieghi la gamba con il piede bello pianato per terra, non come se fosse un piede normale, ma bello così, bello tipo alla ballerina, e ti siedi sopra la gamba dietro. Esatto, bello comodo, devi essere comodo. Ginocchio, gomito, fucile sopra, sei in posizione. Né di più né di meno. Puoi anche addirittura sederti completamente con la gamba che va a mettersi qua. Io sinceramente preferisco. Io preferisco la prima posizione, preferisco, perché così sono più veloce, mi alzo più velocemente, e quindi ovviamente sono più reattivo nello scappare o nello spostarmi. Però come comodità, secondo come me. Come comodità, questo è la posizione forse più comoda, perché comunque. Però, come appena detto, il nostro S è più lenta se devi spostarti. Perché comunque devi alzarti uno e andare via. La posizione sdraiata non ve la faccio vedere, perché io la reputo non poco inutile nel soft air, perché comunque sì, non fare cosa faccia qua tu cameraman, perché io non la reputo utile, perché quando ti metti sdraiato soft air è perché ti stai bevendo un caffè, se, a mio parere, o a meno che tu stia difendendo qualcosa. Ecco, la posizione soft air, ok, da sdraiata, dato che ci siamo, facciamola vedere. Prego, se avvicini. Abbiamo gambe più divaricate, i piedi che poggiano perfettamente giù così, perché devi appoggiare. Questa qua magari mettila anche un po' in ginocchio, devi mettere il ginocchio leggermente su. E lei spieghi così si vede nel video. Lei sposti quello che... Lei il ginocchio magari, uno dei due, quello che è più comodo. Mi dica lei. Sì, quello che è più comodo te, perché io lo tengo così, insomma, magari tu tieni col destro. Allora questo, così. Così, perfetto. Va bene? Abbiamo. Esattamente così, ha già fatto tutto quanto lui, perché comunque l'esperienza un po' si vede. Abbiamo la mano del grilletto, che va ovviamente sul grilletto e sta bella larga così da appoggiare. E non in mezzo ai pantaloni a segarvi. Esattamente, è un po' difficile così, però chi se ne frega. Si sa mai. La mano sinistra in questo caso, ovviamente è speculare, quindi eventualmente la mano destra per i mancini, va ad appoggiare dietro. Così a tenere su il calcio e risulta far risultare tutto il sistema arma più compatto. È più bello solido. Ovviamente in questo caso noi stiamo utilizzando un bipiede. Si consiglia però, se eventualmente non si potesse utilizzare un bipiede, in questo caso lui non può farlo perché c'ha questo bel caricatore, la mano sarebbe da spostare avanti. Ce la fa, perfetto. Sì, un po' scomodo, ma un po' scomodo perché comunque c'hai il reparto caricatore, quindi bene o male è complicato. Non tiro su perché pesa poco, esatto, uscire, eh? Quindi possiamo capirlo, possiamo perdonarlo per questo. Eventualmente, se non si avesse un bipiede, si potrebbe utilizzare un qualsiasi tipo di ramo, mi sposto più indietro, sono a posto. Qualsiasi tipo di ramo o anche sacca o zaino che si ha, per far risultare la, ragazzi, utilizzate la posizione più comoda che è intorno a voi. O se siete in un urbano, appoggiatevi a una porta. Esattamente, o una finestra, dipende come volete. Quindi, cari ragazzi, abbiamo visto tutte le varie posizioni. Io rispetto quella da la posizione così sdraiato, sinceramente non mi piace molto. No, sdraiati o da cecchini o se avete un 60. Cecchini, perché cecchini nel soft air faremo una puntata a parte, ma secondo me devono essere molto d'assalto, possiamo dire. Quindi, cari ragazzi, mi sento molto tipo Vegeta 24 ore, no? Avete visto posizioni da in piedi, da seduti, inginocchiati e da sdraiati, anche se quella sdraiata si sente barra camper. Esattamente, barra camper, quindi posizione da camper, da in piedi d'assalto o da inginocchiati, perché magari uno sta prendendo una pausa. Quindi, cari ragazzi, ecco qua a voi la terza puntata della rubrica del soldato. Spero vi sia piaciuta. Aspettate la quarta, perché la quarta sarà un po' più incisiva per quanto riguarda i soft air, okay. Inerente a soft air, più incisiva, sbagliato come termine. Io comunque ricordo sempre, appoggio il fucilino leggerissimo, ho scorreggiato, non so se si sente. Ti sentirà dal microfono di ok. Qui. Niente, ricordo sempre, ragazzi, a casa, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un bel pollice in su se vi piace il video, commentate qualsiasi cosa, anche se non vi piace il video, commentate.
e passate su Facebook. Perché, perché su Facebook? Perché su Facebook mettiamo delle cose che su YouTube non mettiamo. Foto, video inediti. Video inediti come quelle che ti sei preso a Ferrara col gas in faccia. Tipo tu che cadi in un tombino e ti sguari il gomito. Quello, quello. Come ride il cameraman. Quello me ne l'ho dimenticato, ma edizione. Guarda te. Vabbè, si ricordano solo le cose che si vuole del resto, no? Giusto? Perfetto. Dai, se tutto. E me pure. Grazie di aver visto questa terza puntata della, della rubrica. Sei angry? Sei biro. Bella. Oggi vi parleremo di, non di pistole, ma di fucili, ok? Andiamo a prendere il nostro bel fucile classico, moderno. Cari ragazzi, sono la valletta io, vai. Ad mintiam di canem proprio. Proviamo. Proviamo. Magpul PTS, fucile di nuova generazione, nuova concezione.